Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. E eccoci qui. Buonasera, benvenuti a tutti. Eh, spero stiate bene. Questo è il primo appuntamento di questa nuova settimana. Eh, un appuntamento, una diretta che avevamo programmato veramente molto molto eh, tempo fa. Eh, scusate, credo ci sia, pro, sia stato qualche problema di audio. Forse adesso mi sentite? Eh, credo Spero di sì. Datemi una conferma perché mi era saltato un attimo l'impostazione la, la, e ero, ho visto che il microfono era andato da un'altra parte. però credo che adesso si, si dovrebbe sentire tutto per bene. Datemi magari qualche conferma, altrimenti continuo a parlare e invece è tutto fiato sprecato, ammesso sempre che non lo sia, non lo sia in ogni occasione. Ecco, forse adesso va meglio. Ok, benissimo. Allora, grazie, grazie del, del, del suggerimento, insomma della conferma, anzi in questo momento dovrebbe essere ancora più... Eh, eh, Efficace il tutto, allora allora eh, questa è una diretta che sapete. Noi avevamo in programma oramai da mesi, diciamo almeno da tre o quattro mesi, cioè da quando il prima ancora che il libro uscisse. Ma sapevamo dai suoi autori che era in procinto di uscire che quindi ci stavamo preparando per fare questa presentazione. In mezzo c'è stata l'estate, ora c'è una situazione che ovviamente nessuno di noi poteva prevedere, né probabilmente auspicare. Quindi eh, ci troviamo comunque questa sera a parlare di poesia, in particolare parleremo e ascolteremo la, la presentazione e, e ascolteremo soprattutto le poesie direttamente dalla viva voce di Angelo Callipo, le poesie di Soram Soperi tradotte da Faisal Mardani e da Francesco Chetto. Una breve premessa, nel senso che comunque prima di eh, cominciare, prima di fare questa... Questa diretta c'è stato anche un, così una piccola consultazione tra noi sull'opportunità solo di fare questa, questo, comunque questa diretta. Mm, abbiamo optato per continuare. Noi crediamo che, nonostante eh, tutto quello che stia accadendo in Iran, su questo abbiamo parlato e parleremo ancora in questa occasione, cioè, diciamo, in questo ambito, in quello delle. Conversazioni sull'Iran, ma crediamo sia importante comunque dare spazio alla poesia, cioè nel senso che proprio perché, eh, come dire, il, siamo tutti turbati o comunque presi anche da pensieri che non sono necessariamente positivi su quanto sta accadendo, crediamo che non sia il caso di arrendersi alla realtà cioè la realtà dei fatti, la realtà politica che è fatta poi di molte cose importanti, di altre meno importanti e di altre che magari potrebbero essere raccontate meglio. Una piccola, un piccolo come dire, inciso personale, il fatto che le università, cioè luoghi di studio, luoghi di, dire, di culto delle materie, cioè di... di luogo in qualche modo sacri, non lo dico io, l'hanno detto altri, hanno detto dei professori universitari, lo ha detto persino oggi un ex vicepresidente della Repubblica Islamica come Atef che ha detto che le università sono luoghi sacri, i luoghi sacri non devono essere violati, non devono essere, come dire, violati da, a, dalle armi, dalla presenza armata anche delle forze dell'ordine. Questo mi riferisco ovviamente a quanto è avvenuto all'Università Sharif a Teheran che è stata teatro di... Eh, Insomma, una vicenda molto brutta, cioè nel senso della polizia che è intervenuta nell'Ateneo, che è andata a ricerca di studenti e altre situazioni simili sono avvenute anche in altre città iraniane. Ovviamente, questa sera noi eh, ci siamo eh, imposti, se vogliamo, e chiediamo quindi anche eh, a tutti voi di concentrarci sul tema di questa serata quindi non è questo il momento di fare ovviamente il dibattito su questo non lo faremo comunque nei prossimi giorni comunque come abbiamo sempre fatto per cui adesso questa sera vogliamo anche goderci eh, direi anche l'incanto no, della letteratura, l'incanto della poesia quindi io senza eh, adesso dilungarmi ancora eh, il, troppo e saluto tutti gli amici che sono collegati, Cristina Bianciardi che ci segue, sta scusate dirette che su Spotify mentre guido. Marco come sempre, Iaco, buonasera, Stefano eh, Vera, eh, Giacomo che salutiamo lo spazio per la letteratura è sempre prezioso. Grazie, grazie a te per esserci. e Marco dice la cultura vince ogni contrasto. Sarebbe bello se fosse così, però almeno proviamoci. Allora, io innanzitutto do il benvenuto, a, anzi, bentornato a ah, Francesco Occhietto, buonasera Francesco buonasera a tutti, buonasera Antonello, buonasera a tutti e tutte grazie per lo spazio dedicato a Saperi grazie a te che tra l'altro diciamo questa diretta l'abbiamo no, coltivata ce la siamo cullata per, per mesi tu dove sei adesso, sei in Piemonte? sì, sono in Piemonte io voglio per prima cosa portare il saluto anche di Faese a tutti voi Faese questa sera non c'è perché insomma è molto scossa da quello che sta accadendo in Iran, eh, però ha demandato a me la diffusione di questo nostro lavoro eh, a cui teniamo moltissimo la traduzione di Seperi eh, nella speranza che la poesia possa essere una direzione di salvezza per ognuno di noi. Certo, noi ovviamente ricambiamo il saluto paese salutiamo e speriamo comunque di rivedere. Presto, devi sentire presto, chissà, magari anche in, direttamente in presenza. Insomma prima o poi capiterà anche se siamo insomma, un po' lontani. Cioè, lei forse è a metà strada no? tra noi, perché eh, tu sei molti sono a Roma, lei è a Bologna, Bologna. Sono ed Angelo invece è a Venezia e lo salutiamo. Buonasera a tutti, tornato. buonasera, ciao Antonello, ciao Francesco, ci siamo salutati già Buon prima, qua. ciao a tutti quanti. Eh sì, io sono invece a Venezia, veramente il triangolo delle Bermude facciamo <ride> ecco, sì, sì. però, insomma, una triangolazione che ha già dato <ride> i suoi frutti. No, prima dell'estate abbiamo. Abbiamo avuto una, una bellissima diretta, tra l'altro una delle più apprezzate. Devo dire che queste occasioni sono sempre molto, molto seguite e anche, come dire, riseguite. Cioè, nel senso che ehm, è un po' come ascoltare la musica. No? Quindi, comunque, non è che per il fatto di averla sentita una volta ci si stanchi. Tra l'altro, una delle poesie che tu hai recitato una volta e che credo che questa sera... Per, Dice, li reciterai per noi è forse una delle cose più seguite no, del ah, canale vero? Ah. Eh, sì, sì, io eh, no, vabbè, la, la forza della po poesia è questa ragazzi cioè, ci è, così, è così allora io partirei da Francesco un po' per parlare del, del libro che io faccio anche vedere perché il libro è uscito se non sbaglio a luglio vero Francesco? Eh sì eh sì in piena estate ed è un libro anche bello, insomma, anche come, anche come edizione. Tra l'altro ha il particolare, il pregio di rilevante di avere il testo a fronte. Parliamoci, sì, eh, parliamo un, un po' come anche di questa scelta e un po' di come è nata lì, di questa idea. Sì, allora anzitutto, questa traduzione eh, io l'ho fatta insieme a Faiser Mardani, eh, che insegna letteratura persiana all'Università di Bologna. E il primo accenno devo farlo a lei, perché, insomma, è, è con lei che io ho tradotto Seperi, eh, Ho amato moltissimo Seperi da sempre, anzi, come già avevo detto in questa sede, è stato uno degli autori che mi ha proprio spinto a approfondire la letteratura persiana. E però, insomma, senza di lei non avrei potuto poi entrare nella sua lingua, nel suo mondo e quindi volevo proprio in questa occasione come primo così elemento eh, mio del mio intervento, ringraziarla per la sua grande umanità prima di tutto, perché non è semplice tradurre un poeta in due, a quattro mani, eh, e invece, come sempre, c'è una magia nel, nel tradurre con lei, perché è una persona magica, oltre che una grande esperta di letteratura persiana. E quindi... Infatti, volevo... Se ti interrompo, ma... Uno dei motivi per cui io forse ne ho anche parlato con qualcuno che dicevo, fai eh, è una di quelle persone di cui io sento parlare sempre benissimo dagli altri, ma non è adesso sembra questo è un luogo comune: no, no. non è questo, è che si, si percepisce, anzi, si vede, cioè non è che bisogna essere avere una sensibilità particolare del tipo di rapporto che si stabilisce tra lei insegnante e te, perché sei stato suo studente, allievo. Che veramente non l'ho mai vista una cosa del genere, cioè, nel senso che è anche difficile in un panorama come quello italiano trovare un mentore, trovare un, un insegnante, Senta. una professoressa, un professore che abbia che riesca ad instaurare questo tipo di rapporto con, un, con i suoi ex studenti, e questa è una cosa, secondo me, bellissima, e mh, non è un caso, perché molte persone che hanno studiato con lei riportano questo, è sì. la stessa cosa. Sì, e credo anche che questo sia significativo di un fatto, cioè noi spesso e adesso poi veniamo a parlare di Sepey, ma eh, spesso trascuriamo un po' la figura del traduttore. Io questo mm. vorrei dirlo come prima cosa, cioè la traduzione in Italia, ma non solo spesso eh, specie se poetica, è molto trascurata. E invece io credo che la traduzione sia il servizio più alto che un uomo o una donna possa fare alla letteratura, cioè è veramente un grande gesto di amore. E il fatto che eh, una docente, in questo caso come lei, che ha una lunga attività di traduttrice, si sia ehm, così messa a tradurre insieme a un suo studente, la dice lunga sulla qualità umana. Eh, dei grandi traduttori, perché un'impresa di traduzione è sempre prima di tutto un'impresa di trasporto no? di una cultura da un paese all'altro, cioè quando parliamo di traduzione, in particolare poi per autori come Seferì, che in un certo senso sono intraducibili, non mm. parliamo mai di una semplice interpolazione, no? di un semplice calcolo linguistico, parliamo di due mondi che devono coincidere. Perché la lingua va ricostruita, il vocabolario va ricostruito, la cultura che sta dietro a un'esperienza così profonda come quella della poesia va ricostruita. E senza, io credo, il. Eh, L'avvicinamento di due culture, come nel caso nostro, di me e di Faise, no? della cultura italiana e della cultura persiana, eh, una grande traduzione non può accadere. E quindi credo che la traduzione sia anche un grande ponte antropologico, eh, un grande, una grande dimensione di, di dialogo tra le culture e le civiltà, indispensabile per l'evoluzione umana. Eh, tu prima hai fatto riferimento, appunto, Antonello, a. Alla possibilità di mh, attraversare l'oscurità del presente anche e soprattutto direi io con la poesia. E io credo che la traduzione, in particolare della poesia, sia proprio un'esperienza fondamentale che ci fa accorgere di, eh, di questi crinali e di queste vertigini no? che, che ci separano. Eh, eh, che separano i popoli e che però poi eh, possono anche congiungerli attraverso eh, imprese come quelle appunto della, della traduzione, dell'avvicinamento delle esperienze artistiche eh, da paese a paese. Quindi volevo fare questa premessa perché. Secondo me non si ricorda mai abbastanza ehm, e non si valorizza mai abbastanza il, il lavoro eh, dei traduttori, che è un lavoro di amore infinito eh, per un autore, un'autrice, ma anche e soprattutto per, una, per un popolo, per una cultura. Eh, cioè io non traduco solo Seperi, non traduco solo eh, i poeti del Novecento. Io cerco di tradurre una comunità che ha partorito poi una voce così importante come quella di Seperi. E quindi vi prego di capire anche un po' l'angoscia con la quale eh, questa sera presento un grande poeta, eh, però con il pensiero no? a quella cultura che ha prodotto eh, questo poeta, che in questo momento è una cultura in grande una civiltà, un popolo in grande difficoltà. E quindi, quindi è cosa importante è... per me dirlo. Che hai detto è molto bella, cioè, tra l'altro è una cosa che in, sinceramente non avevo mai pensato, questo fatto tu traduci, nel momento in cui traduci, se per traduci tutto quello che c'è dietro, no? que questo, questo è vero, no? non viene mai ricordato abbastanza e credo che valga poi per, per tanti aspetti, no? anche della traduzione in senso letterario, ma, ma anche in tanti aspetti così in genere della cultura. Io eh, molto più prosaicamente, se vogliamo un po' più terra-terra, a me in questi giorni viene da pensare... Una cosa, diciamo, un, un parallelo quasi calcistico, diciamo, di tifo, nel senso che sono tutti bravi a tifare una squadra quando la squadra vince, quando, quando ha vinto una coppa, quando ha vinto un campionato, quando la squadra magari va in Serie B o comunque soffre o ha preso o ha perso una brutta partita, eh, diciamo, i, 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 il vero tifoso, quello che ama quei colori, si vede in quel momento. Ecco, io. Ogni tanto quando cerco di, di spiegare anche un po' lo stato d'animo, no? che, che credo attanagli un po' tutti noi, in eh, misura diversa, chi, chi ama l'Iran, chi c'è stato, chi ci ha vissuto, chi lo studia, chi lo, lo insegue, chi lo sogna, è un, è un sentimento che non è facile. Io commentando oggi con una persona mh, che mi chiedeva informazioni su questo. Angelo uh, ho detto insomma, una, una battuta celebre abusata che andava sulla nottata, <ride> <ride> però eh, bisogna dire quanto dura sta nottata. Insomma, certo. però è così. E cioè, secondo me un modo di dimostrarlo è anche questo, questo: di questa sera, cioè comunque di dedicare un lavoro poi anche da parte vostra, anche di Angelo che queste poesie, come dire, le, le ha anche tu, non te le stai. Coltivando oramai da tempo. Certo, 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 no, no, cioè, sono penetrate. Poi facevo una parentesi, se mi permettete, una brevissima certo. parentesi su quello che ha detto Francesco, sulla questione della traduzione. Io mi occupo per un'altra lingua di traduzione di giovani autori. Eh, del teatro tedesco e, e so quanto è difficile effettivamente riuscire a portare questa voce che arriva e che viene da una cultura chiaramente ecco, ho fatto solo questo inciso perché mi sono sentito anche un po' come dire chiamato in causa da questo punto di vista no, sono delle poesie che io sto imparando a, a, ad amare perché le sto leggendo sempre di più, eh, grazie anche a questa traduzione bellissima che hanno fatto loro. Io non sono in grado di dire <ride> quanto sia, eh, come sia diversa rispetto alle altre. L'altra volta abbiamo letto delle poesie che avevano un'altra traduzione. Sì. E qui, in queste che adesso abbiamo letto, del libro di Francesco di Fazè, che spero di, di, di conoscere quanto prima, eh, c'è una lingua molto, come dire, per me. Che la porto sulle labbra c'è una lingua molto eh, carnosa, cioè piena. È eh, bella questo che mi riempie la bocca. Ecco, lo dico da, 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 da chi deve usare la voce: che mi riempie la bocca. Ecco, e questo in genere, fatto salvo che il rapporto col testo per me è piuttosto incomprensibile, il farsi non, 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 non mi appartiene. Cioè, ho tentato, ho tentato di studiarlo a suo tempo, ma poi ho lasciato perdere, eh, mh, al di là di quello che è il rapporto con la, con la realtà del testo primario, che non, che non posso conoscere, mi dà l'idea che, che queste parole vadano verso il verso giusto, cioè diano ragione di questi versi. Ecco, io la sento così, nella, nella bellezza della, della parola, nella pienezza. Ecco, ecco, quello che sento è una pienezza della parola. Ecco, sinceramente. Ecco, sì. è, e adesso la, la sentiremo anche noi. Prima, eh, semplicemente qualche commento Giacomo che dice applaudo Francesco quando stai parlando dell'importanza della traduzione. Eh, Giacomo è che... <ride> eh, un grande traduttore, esatto, mi riferivo anche a lui quando eh, parlavo certo, della traduzione. Certo, L'importanza mai sottolineata abbastanza, anche perché appunto noi tante, eh, di molte cose di cui parliamo, se non ci fosse la traduzione sarebbe un... impossibile, cioè sarebbe assolutamente impossibile. Marco dice appunto questa della non comunicabilità tra l'uno e il docente, purtroppo fa parte del sistema didattico italiano da anni. Luigi invece dice: Bravo Francesco, spesso quando si parla di traduzione si concentra soltanto ingenerosamente sull'aspetto del tradimento. Sì, ma infatti c'è cioè, pure questo, no? Io pure mi rendo conto che ogni tanto ho detto tradurre e tradurre, ma, alla fine, ma pure basta, stai cioè, pure stufati di sentire sempre questa frase fatta, da 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 da. in fondo è molto più complicata come cosa, immagino, molto più. Sì. Cioè, No, cioè, mh, alla fine mh, mh, oramai ce la caviamo tutti con, con le battute e con le citazioni da Facebook, però insomma... Diciamo forse è più eh, semplice essere fedeli a un testo in prosa, che poi anche questa è, una, eh, è un, una semplificazione stupida che sto facendo perché ci sono degli autori, per esempio penso a Chubac, magistralmente tradotto da, eh, da Giacomo Longhi, che è anche lì una lingua poetica, una lingua densa, una lingua magmatica molto complessa da, da tradurre, però la prosa solitamente segue un filo. Nel, nella maggioranza dei casi segue un filologico quindi diciamo è più semplice come per essere tradotta, anche se poi bisogna ricreare lo stile, bisogna ricreare la levigatezza formale e sono cose molto complesse eh, per un traduttore. Ma nella, nella fattispecie della poesia, eh, questa. Il tradire ehm, fa parte proprio del, eh, dell'esperienza eh, dell della traduzione. Però tradire non vuol dire scostarsi eh, da, dal significato o scostarsi dalla lingua per creare altro. Assolutamente no. Vuol dire semplicemente essere così fedeli alla poetica dell'autore eh, da capirne gli strumenti da capirne ehm, le qualità anche non ehm, direttamente eh, leggibili no? eh, in una lettura superficiale del testo eh, in modo tale ehm, da ricrearlo da eh, riscriverlo ma questa riscrittura eh, in realtà è il modo mh, migliore il modo più efficace per essergli veramente fedeli quindi sì è vero bisogna tradire alcune cose magari eh, anziché scegliere eh, il eh, fa, anziché fare un calcolo linguistico cioè eh, prendere una parola e eh, dare la traduzione esplicita eh, magari si sceglie un sinonimo si sceglie una variante meno attinente con il significato ma più, eh, eh, ma più esaustiva da un punto di vista fonosimbolico. Cioè bisogna sempre cercare di, di essere in armonia, di, di ristabilire l'ordine e l'armonia voluti, eh, voluti dall'autore. Io credo che la traduzione sia... Ehm, il lavoro del traduttore sia in un certo senso quel, quello del, eh, del fabbro. No? Eh, C'era eh, appunto il miglior fabbro, T.S. Illiot, che eh, definiva Pound come miglior fabbro, cioè eh, forgiare una lingua, eh, renderla totalmente eh, incandescente, rifarla, riscriverla, eh, per, per essere a totale servizio dell'autore cioè dirgli eh, ora ti, ti traduco, cioè eh, ti, ti permetto, ti do la possibilità eh, di esistere in una lingua diversa dalla tua, anche a costo di sacrificare qualcosa, eh, però sempre nella certezza e nella speranza che la tua voce, la tua unicità, la tua ehm, capacità di... Ehm, di, di scrivere, di gestire, di, eh, di gestire appunto, la lingua siano mantenute vive eh, e, siano, e siano incisive nel lettore eh, di quest'altra lingua in cui, ti, in cui ti traduco. È un grande, un grande esercizio d'amore, eh, è un grande esercizio di, sì, di amore. Tu tra l'altro hai citato Eliot e lo citate anche insomma, in un distico sì. Prima di una poesia amica, I should be glad of another death. E eh, che tra l'altro è... è per Forug, eh, la poesia eh. che Seferi eh, dedica se a Forug, che è una poesia eh, straziante, bellissima. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. La, la poesia che trovate a pagina 81 per chi avesse il libro a portata di mano, sì. Amica. Bene, allora, intanto salutiamo anche gli amici che si sono aggiunti adesso. Io, se voi siete d'accordo, prima però devo sciogliere, un, devo fare una domanda che per, apparentemente non c'entra nulla, ma eh, nel, nella tua composizione, nella tua scena c'è un ritratto che mi sta affascinando dall'inizio. E... Ti chiedo non so se è tua nonna o è... Sì, 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 esattamente, è mia nonna ritratta da un pittore che, che amo, che adoro, che si chiama Giancarlo Giordano ed è mia nonna, sì, è il ritratto di mia nonna. È perché, sai perché? Perché è un ritratto di un volto contadino, quindi sì, infatti, riporta io anche io anche mi riporta anche dei miei nonni, dico. quindi mi, mi riporta a un tipo di, non lo so, di umanità bellissima. che... Ci sta benissimo, ci sta guardando questa sera. Quindi è come se. Sembra sì, che ci stia ci dicesse... guardando, vero. Sì, non ci invitasse anche a non, a, a non dire stupidaggini. <ride> allora, se siete d'accordo, io non so se vogliamo fare come l'altra volta, Angelo, che le poesie le, 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 le leggi, le leggerai una alla volta, cioè non, eh beh, non uno sì, spazio sì, continuo, sì, continuo sì. Sì. ok? Sì, e poi, e poi le, le leggiamo una alla volta così se c'è un po' di commento un po' di considerazione da parte tua da parte di Francesco da parte chi, di chi sta, sta ascoltando e, e lascerei per ultimo a <ride> quello che abbiamo deciso okay. prima cioè, okay? benissimo <ride> Allora, allora con la prima. cominciamo con la prima io lascio a te per intero la scena ci vediamo alla fine della prego Golestanè Estese pianure, sublimi vette, o che profumo d'erba, a Golestanè. In questo borgo io cercavo qualcosa, forse un sogno, una luce, un granello di sabbia, un sorriso. Oltre i pioppi, una pura incoscienza mi chiamava. Rimasi fermo tra i canneti, Soffiava il vento, diedi ascolto. Chi mi parlava? Scivolò via una lucertola. Mi misi in cammino: campi d'erba, poi orti, cespugli fioriti e l'oblio della terra. Sulla riva di un ruscello, tolsi i sandali mettendo i piedi nell'acqua. Come son verde oggi? Come è desto il mio corpo? Non sia mai che d'un tratto una malinconia velata dietro i monti? Mi colga. Chi c'è al di là degli alberi? Nessuno, solo una mucca che pascola nei campi. È un pomeriggio d'estate. Le ombre sanno di quale estate. Delle ombre immacolate, angoli di pura luce o fanciulli dei sensi. Ecco dove giocare. La vita non è vuota. C'è la tenerezza la mela, la fede. Sì, fin quando ci sono papaveri rossi bisogna vivere. C'è qualcosa nel mio cuore, qualcosa come un boschetto di luce, un sogno all'alba e mi sento così irrequieto da voler correre fino in fondo alle pianure, fin sopra le cime dei monti, lontano. C'è un canto che mi chiama. Grazie a tutti, grazie, grazie. Rieccoci, rieccoci qui. Allora, Francesco, ci vuoi dire qualcosa di questa, di questa poesia? Ma allora, anzitutto vorrei dire che le poesie che noi abbiamo scelto ehm, per un'oasi nell'attimo, cioè questa selezione antologica che è uscita da Juve eh, appunto nel luglio scorso sono tratte da Ajme Subs che è la raccolta forse più importante di Seperi uscita nel 67 eh, che noi abbiamo tradotto come la dimensione verde ma in realtà letteralmente è la massa verde e, e questa fa parte appunto di questa raccolta molto importante e poi la eh, eh, la, la selezione antologica si conclude con i due poemi che Seferi scrive leggermente prima eh, di, di Ajme Sabs, che sono appunto Sedai e Pai cioè Il suono dei passi nell'acqua nel 64 e Mosafer nel 65, il, il viandante. E, siamo proprio nel vivo della sua mh, produzione letteraria, ricordiamo semplicemente che lui nasce a Kashan, questa città oasi nel 1928 e, e morirà nel 1980, quindi stiamo parlando anche di un autore che è vissuto relativamente poco eh, e che però insomma, ha lasciato le poesie forse più belle del Novecento persiano. E questa poesia è emblematica perché ha tanti elementi dentro di sé che ci richiamano alla poetica di questo autore un po' magico, nel senso che mh, prima di tutto c'è l'elemento naturale. Eh, sembra un po' paradossale per Seperi che nasce in un paese a ridosso del deserto, amare così tanto il verde, mm. cioè per lui il verde, gli alberi, le foglie il regno naturale hanno un'importanza centrale focale nella sua produzione cioè lui è un innamorato della natura e poi subito c'è questo canto lontano no? cioè questi due elementi sono veramente i temi mh, centrali attorno a cui poi abitano altri infiniti temi, ma vorrei soffermarmi su questi. La natura e poi questo canto lontano che lo chiama. Eh, Sepperi, prima di, di morire nel 1980, qualche anno prima, dà alle stampe un bellissimo testo autobiografico che purtroppo è tradotto in italiano ma non è pubblicato, che si intitola Hotage Abi, La stanza celeste, la stanza, celestia, la stanza ed è meraviglioso, se avete l'occasione di leggerlo, leggetelo, perché lui parla della sua infanzia e parla proprio di questa stanza azzurra dove nei pomeriggi torridi assolati cercava riparo dal sole ed entrava eh, nella contemplazione. Cioè Seperi è proprio l'autore per eccellenza persiano del Novecento che richiama e eh, riprende tutta la grande tradizione spirituale Persiana, ehm, attualizzandola no, in una poesia che è molto spirituale, ma è cosmica, cioè è religiosa in una dimensione molto aperta, molto, ehm, molto universalista. E questo canto appunto che lo chiama è un po' l'immagine su cui dobbiamo soffermarci per capire che tipo di persona era Seperì, una persona molto schiva, una persona molto solitaria. Che ricorda un po' l'immagine di un Sufi, no? di un derviscio mm. vissuto nel deserto, eh, e che già dall'infanzia eh, era. Eh, molto suggestionato, richiamato dall'interiorità. No? C'è cioè, cioè questa idea della lontananza, della nostalgia, la nostalgia molto no, da, da Rumi: no? questa nostalgia del flauto strappato al suo, can, al suo canneto, nostalgia dell'origine, nostalgia delle cose impossibili, grandi, lontane, arcane, misteriose. E c'è questa stanza che lui mh, definisce un po' il tempio della sua infanzia, dove ha eh, vissuto queste esperienze di profonda contemplazione, ma in realtà non è altro che la metafora della poesia. C'è una creatura come quella di Seperi, che veramente ha vissuto la solitudine come scelta anche personale, non ha mai voluto sposarsi, non è mai entrato in, nelle questioni politiche, è sempre rimasto ai margini no, della società. E poi, soprattutto, ha sempre viaggiato moltissimo, è andato in Oriente, ancora più del suo Oriente, no? che già abitava. È, è emblematico della sua figura, una figura che ha sempre cercato l'interiorità. Come la dimensione prioritaria del vivere e dello scrivere. E la poesia è stata questa stanza azzurra dove proteggersi da un lato, ma anche dove aprirsi alle infinite possibilità del, del mondo, della vita. Seperi, è una specie di. Eh, di sciamano, cioè uno che è stato in casa propria, nella propria stanza, affacciata sui deserti, e però è entrato in connessione con l'infinito. E qui vorrei mh, sottolineare anche la grandezza della sua voce eh, e della possibilità che la sua voce ci dà di entrare in un mondo magico e segreto, che secondo me è proprio il mondo persiano. Eh, cioè il mondo eh, dello spirito che va sempre a braccetto con la carne, con la sensualità, il mondo eh, della religione, della religiosità e quindi dei valori metafisici della vita che però sono anche molto legati con il gioco, con l'incanto, con la meraviglia del quotidiano. E Seperi è straordinario nel farci leggere questo mondo misteriosissimo che lui abita, ma che gli deriva da lontano, no? dalla sua famiglia. Il padre suonava altar, era molto vicino alle fume ne sufi. E poi, soprattutto, ci dà la possibilità, appunto, questa sua poesia ehm, di sconfinare, eh, e però anche di essergli molto vicino: cioè eh, pur essendo. Eh, Seper un autore persiano, e quindi e tra l'altro scrivendo eh, con degli strumenti linguistici molto raffinati. La lingua che usa Seperi è una lingua raffinatissima, levigatissima, eh, eh, però, pur avendo questa distanza necessaria, no? Avere, pur avendo imposto questa distanza tra lui e noi riesce ad arrivarci dritto al cuore, riesce ad arrivarci eh, all'anima. Eh, con una tale incisività, con una tale profondità che è il miracolo vero della poesia. Cioè non bastano tutte le barriere che ci sono tra noi e lui, lui questo eh, essere vissuto nella solitudine, quindi molto misterioso, molto enigmatico, questo cercatore dell'altrove, cercatore delle verità arcane della vita e quindi anche misteriosofiche, eh, lui è poeta che si esprime in persiano, una lingua indoeuropea ma molto distante dalla nostra non bastano tutti questi elementi eh, c'è qualcosa c'è un mistero della lingua e dell'esperienza artistica che comunque ce lo comunica ce lo fa, eh, ce lo fa eh, avvicinare in un modo straordinario e questo secondo me è la magia dell'iran è la magia della persia perché eh. ehm, nella letteratura persiana ci sono sempre gli opposti però legati da un filo d'oro. Eh, che è misterioso in effetti, pensiamo a Rumi, pensiamo a Kayama, ma pensiamo ai grandi autori, eh, sono lontanissimi dalla nostra cultura eppure arrivano dritti alla nostra esperienza di lettori con una semplicità straordinaria. Io credo che sia molto eh, la, questo binomio tra contemplazione e però anche vita concreta, vita eh, vissuta totalmente, è per questo che noi anche abbiamo scelto questo titolo. Per il libro Un'oasi nell'attimo, eh, c'è l'oasi. Quindi c'è la dimensione anche eh, della meraviglia, della spiritualità, dell'elevazione no? dell'animo umano verso l'azzurro, eh, verso l'infinito. E però c'è anche l'attimo: cioè c'è la concretezza del, eh, di quanto viviamo nell'ic e nel nun. No? Ecco questi due elementi. La letteratura persiana mh, riesce a, a legarli con la sapiente eh, capacità no? dei tessitori degli arazi. Con una, con, con una maestria straordinaria e, e, e Seperi è proprio in questo filone, nel filone da un lato dello spirito e però dall'altro anche del, eh, della meraviglia del quotidiano, del, dell'esperienza concreta, terrena e Golestanè è proprio l'esempio di questo, di, di questo binomio. Allora, intanto facciamo qui ti fai i complimenti di Sara Toffig che saluto compiti Francesco di descrizione precisa di Seperì così come Alexandra cioè, l'applauso era subito dopo ehm, ovviamente mh, la lettura di, di Angelo quindi invece da domenica 14 scusami Presidente, Antonello a... devo... Alexandra è mia figlia, va detto. Ah! <ride> e <ride> eh no, non lo dovevi dire, no. <ride> che Salutiamo. Comunque, comunque intanto eh, Antonella invece dice un'esposizione straordinaria. Eh, mentre qui citavo prima Domenico Arturo Ingelico, che salutiamo a proposito di grandi traduttori, e quello che dice Dardelam. Eh, Ci sia, c'è qualcosa nel mio cuore? Appunto, uno dei versi che abbiamo qualcosa come un boschetto di luce. Eh, beh, sì, 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 sì. allora. Angelo. Seconda poesia. Seconda poesia in qualche modo già evocata da Francesco quando parlava esatto. di nostalgia. Nostalgia, bravo. La luna è sopra il villaggio. Nel villaggio la gente dorme. Qui su questa terrazza annoso il mattone crudo della nostalgia. Nel giardino del vicino il lume è acceso. Nel mio è spento. La luna si riflette sul piatto del cetriolo, sull'orlo della brocca, cantano le rane, ogni tanto pure il barbagianni. Ho vicino il monte, dietro gli aceri i frassini, da qui intravedo il deserto, senza pietre e boccioli. Da lontano scorgo soltanto ombre, come la solitudine dell'acqua o il canto di Dio. Forse è mezzanotte. Quella è l'orsa maggiore, due palmi più in alto del tetto. Il cielo non è più azzurro. Di giorno era azzurro. Domani devo ricordarmi di andare al giardino di Hassan a comprare pomodori e albicocche secche. Domani, sul bordo dello stagno, devo ricordarmi di disegnare le capre e le ombre delle scope dell'acqua, devo ricordarmi di salvare tutte le farfalle che ci cadono dentro. Devo ricordarmi di non offendere le leggi della terra. Domani, sul bordo del ruscello, devo ricordarmi di lavare il mio asciugamano con la radice saponaria. Devo ricordarmi che sono solo la luna e sopra la solitudine. Grazie, grazie, grazie a voi. Beh, questa, è... questa è bellissima, devo dire bellissima, la verità. C'è cioè veramente... una chiusa fantastica. A parte sì. la natura, che eh, colgo da quello che diceva prima Francesco, cioè straripante, c'è cioè sempre. Ma c'è una chiusa, una chiusa bellissima, questa dell'asciugamano. Dell devo ricordarmi di lavare l'asciugamano con la radice saponaria. Non so se Francesco può dire, c'è qualcosa in questo verso? A me ha colpito molto questa chiusa, devo dire. Beh, c'è la solitudine di quest'uomo che, che vive in connessione con il cosmo. Cioè io credo che ehm, quanto più si è soli, cioè quanto più si. Che, il che vuol dire eh, essere profondamente connessi no? con la circolarità della vita e con eh, tutto ciò che eh, ci attorna, Più si è soli e non isolati, perché solitudine e isolamento sono due cose diverse, e più si è a contatto con la vastità dell'esperienza umana. Se Perì veramente è una delle cose che più è riscontrabile nella sua poesia, è questa. Mh, e questo dialogo costante tra microcosmo e macrocosmo, cioè è come se lui volesse dirci attenzione, perché fino a quando non scopriremo dentro di noi questa vastità che ci abita, e questa radice divina, cosmica, no? Eh, che fa parte di noi. È molto indiano, no? L'Atman, che è una scintilla del Brahma, dell'infinito cosmico, no? E finché non ci rendiamo conto di questa nostra appartenenza all'infinito, al cosmico, ehm, non saremo mai eh, legati veramente anche agli altri nella loro fragilità e nella loro esperienza terrena. Eh, cioè, in un certo senso, eh, questo suo essere, questo suo cercare una dimensione eremitica anche della parola, perché poi, attenzione, cioè, la poesia di Seperi è una poesia intrisa di silenzio. Eh, sembra eh, un paradozzo no? esatto, 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 e come fa una poesia ad essere intrisa di silenzio la poesia è proprio eh, il, il suono vero, giusto che rompe dal silenzio eppure è talmente carica di, di questa di quest esperienza contemplativa che fa l'autore che ci parla e ci dice il silenzio c'è questo grande eh, maestro spirituale eh, indiano no? eh, Raymond Panicar che lui diceva non dimentichiamo mai che la parola è l'estasi del silenzio seperi è l'estasi del silenzio secondo me e ed è per questo che poi la sua parola è vertiginosa sì, posso dire, si sente Prego. perché nel momento in cui vado a, a, a dirla, a recitarla, io mi devo un po' trattenere perché non vo cioè, voglio far emergere questo silenzio e quindi devo, devo frenare un po' il ritmo. Devo, sì, ti sì. dico: cioè, eh, tendo a frenare perché non voglio con il ritmo disturbare questo silenzio. Mi dà questa idea, ecco. Non vuoi sì. rompere la fragile non porcellana vuoi... della la... solitudine, tanto per dire <ride> con sì. no, se No, se, 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 se permettete di, insomma, di, di, di rovinare tutta questa magia, con, con, con una cosa che. Cioè, leggendo il testo in persiano, sono mi perdonerete, ho poche righe, quindi non posso fare troppi danni. Ma cioè, la traduzione, apparentemente, questa è: un, sono due frasi semplicissime, forse di quelle che uno potrebbe fare quando fa un livello elementare di persiano no cioè cioè, 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 cioè il cielo eh, non è eh, azzurro di, di giorno era mm. azzurro cioè questo cioè veramente sembra un, un, come chiama, un però appunto nella traduzione rendero il cielo non è più azzurro di giorno era azzurro no cioè nel senso che c'è già in questo come dire un, una traduzione che non è, non è quella ovviamente che è fatta la lettera che farebbe Google Translate che, chiaramente per, per dirla con una battuta però nella sua semplicità no ma veramente anche cioè il, il testo a fronte ecco, è incredibile come il, addirittura in certi, in certi passaggi la, come dire, la, la, la la rarità dei segni cioè è, 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 è veramente un, una, una scrittura minima cioè e Riuscire a rendere tutto questo nella traduzione credo che sia stato molto complicato. Cioè, non lo so, ma mi sembra non lo so. Io ho fatto ho preso que questa frase perché è quella che mi ha colpito di più di questa poesia. Ma è, boh, è, è incredibile. Vabbè, allora andiamo alla prossima. Andiamo avanti, andiamo a sempre, sempre amici. Prego, la sera. Qualche passerotto si allontana dall'orbita della memoria del pino. Dell'albero resta solo la tenerezza corporea, un candore di illuminazione mi cade sulle spalle. Tu parlami, notturna donna promessa, sotto le fronde amorevoli del vento, consegnami l'infanzia. In mezzo alle tenebre del sempre, parlami, sorella della radiosa perfezione, riempimi le vene di vigile mitezza. Sul respiro dell'amore, accorda il mio ruvido battito. Sulle lande assolute della terra del mito, passeggia fino alla limpidezza. Alle sponde dello scintillio dei grappoli, parlami, angelo del verbo iniziatico, se taccia... La mia nostalgia nella foce lontana delle parole, in tutte le sabbie salate della noia, libera il suono dell'acqua, poi sull'erba immota della percezione mistica, stendi la dolce notte delle palpebre. qui come dire consegnami l'infanzia sono quelle gioiello veramente? Sì, questa donna iniziatica chi sa... io credo sia la poesia credo che lui qui si rivolga alla poesia che però anche qui eh, donami l'esperienza mistica lui le dice cioè vedete la poesia che forse no l'esperienza anche più linguistica intendo e artistica più più vitale che l'uomo ha, no? eh, però è accostata come eh, a, una, a una fanciulla che può, a una fanciulla, in questo caso a una ninfa, che può, eh, che può donare l'estasi, che può donare la visione mistica. Eh, Se perì è, è veramente molto. Molto, molto connesso con il regno dell'invisibile e la poesia per lui è questo viaggio: un viaggio nell'invisibile al punto tale che tutto il reale poi è, è, è assunto in questa forma. Cioè, lui può parlare di qualsiasi cosa anche l'abbiamo visto nella poesia di prima, no? eh, del mattone crudo, della nostalgia, cioè può parlare veramente di, di Hassan no? con, con il quale andrà al mercato a comprare i pomodori e le albicocche secche, ma quella realtà che lui racconta, che è una realtà che può appartenere a chiunque, è eh, comunque sempre letta in una dimensione mistica, in una dimensione dell'oltre, eh, perché Seperi eh, usa la poesia per parlare della sua vita interiore, che è una vita che, che sta, sta qui, sta nella realtà, nel contingente, però guarda anche all'oltre. All'oltre che però in Seperi non è qualcosa di... Eh, così molto, ehm, si è parlato di lui di un realismo ascetico, mi piace questa definizione, eh, perché sì, ehm, lui parla no, di questa dimensione molto magica della sua esistenza, ma è sempre realista, cioè lui eh, abbina questa, eh, questo sconfinamento nell'oltre sempre però a qualcosa di concreto che lui vive nel Nell'oasi dell'attimo, cioè nel, nel presente. Ed è molto bello questo, perché secondo me è poi proprio l, eh, ciò che dovrebbe fare la poesia: cioè legare il presente, la realtà, il contingente, la concretezza della nostra esperienza umana a ciò che in tutti questi elementi, non in altro, in tutti questi elementi li, eh, li attraversa sconfinando. Eh, rivelando una radice che va al di là, una radice eh, eterna delle cose, eh, nel presente però. È molto bello questo. Bene, Angelo, a te di nuovo. Andiamo al giardino dei compagni di viaggio. Chiamami, è dolce la tua voce. La tua voce è linfa di pianta rara che cresce dagli abissi di una tenera malinconia. Nella quiete profondità del meriggio io sono più solo del passo di una ballata che sfuma nel profondo sentore del vicolo. Vieni, ti mostrerò la mia immensa solitudine sorpresa dall'assalto notturno della tua presenza. È questa. L'essenza dell'amore. Non c'è nessuno. Vieni, saccheggiamo la vita e poi dividiamocela in due incontri. Proviamo a conoscere il senso di una roccia, a vedere in anticipo tutte le cose. Guarda, le lancette zampillanti d'acqua nel quadrante della vasca trasformano il tempo in polvere. Vieni e sciogliti. Come una parola sul rigo del mio silenzio, vieni e fondi nel palmo delle mie mani il corpo luminoso dell'amore. Scaldami, come quando nel deserto di Casciando, d'un tratto, si addensarono le nuvole prese forti a piovere, io tremante dal freddo, trovai riparo dietro una roccia e il fuoco di un papavero mi riscaldò in queste buie stradine. Temo la moltiplicazione del dubbio e dei fiammiferi. Temo la superficie cementata del secolo. Vieni e non avrò più paura della città dove le gru pascolano sulle lande oscure. Schiudimi. Come porta verso il cadere di un frutto nel tempo d'ascesa dell'acciaio, addormentami sotto un ramo, lontano dall'attrito notturno dei metalli. Ma se arriva l'esploratore della cava dell'aurora, chiamami. Al sorgere del gelsomino mi sveglierò dietro le tue dita. Raccontami delle bombe cadute mentre dormivo e delle guance bagnate. Mentre dormivo, dimmi. Quanti gabbiani fuggirono dal mare, mentre il carro armato calpestava i sogni del bambino, a quale sogno di pace legava il canarino il filo giallo del suo canto, e quanta merce arrivò ai porti innocente, quale scienza scoprì la vantaggiosa musica della polvere da sparo. Quale percezione dall'ignoto sapore del pane, stellò nel palato della profezia. Allora io, come fede accesa dall'ardore equatoriale, ti porterò a toccare la soglia di un giardino. Allora, qua io... Non eh, ho riportato tutti i complimenti, gli applausi, in forma di emoticon che fanno qui i nostri amici. Qui Marco dice: Una città come Cashant da queste visioni di ispirazione viene naturale. Ma in effetti sai che da, da tutto questo, forse anche da questi nostri incontri, viene voglia proprio di passare del tempo a Cashant: cioè di, di, di stare un po' di tempo in questa città, che secondo me, probabilmente è una delle delle più sottovalutate dell'Iran. No? Cioè nel senso che anche questa è una città in cui in genere non tanti si fermano, mh, non più, per vedere quelle cose famose che ci sono, però è una città che effettivamente ha anche una sua atmosfera, mh, data anche forse dalla sua posizione, dalla sua dimensione, perché non è, non è una grande città e poi ha questi... Ancora oggi, no, queste case tradizionali credo che lì ci sia il posto più bello in cui abbia dormito. In Iran, che è una casa tradizionale vera, veramente tradizionale, ma era una cosa fantastica. A ah, di no, gli applausi, di, di, di Anna. Allora, noi sappiamo che ci aspetta un gran finale. Allora, non so se c'è qualcosa che vogliamo dire perché io invece, poi eh, prima di questo gran finale, perché poi, come dire, direi a tutti: mettetevi comodi. Insomma, se qualcuno ha ancora qualche altra cosa accesa, spegnetelo, perché poi dobbiamo ascoltare il gran finale. Non so, Francesco, se c'è qualcosa che cui vuoi anticipare, insomma, che, cioè, Questa poesia che no, sta semplicemente... per leggere. Questo è un poema, è uno dei due poemi che scrive Seperi eh, lo scrive proprio nel periodo di massima maturità umana poetica ed è un po' il suo testamento, eh, è dedicato alle notti taciturne della mamma di Seperi e, e si intitola proprio Sedai Payehab, cioè Il suono dei passi dell'acqua. L'acqua è un elemento molto presente nella poesia di Seperi, tu prima facevi riferimento a Kashan, eh, io spero che chiunque poi andrà in futuro a Kashan si siederà per un secondo eh, lungo i, eh, i canali no? d'acqua che l'attraversano, pensando che su quell'acqua si, si è posato lo sguardo di Seperì, eh, che è proprio ritratto eh, nelle sue poche, pochissime eh, immagini. Intento a guardare lungamente quell'acqua. E, e l'acqua è una bellissima metafora eh, dello scorrere del tempo e eh, della fugacità del tempo, eh, che, però, lui ha saputo cristallizzare, condensare e certo, in un certo senso anche eh, così racchiudere eh, in questa. Scatola eh, che, che, che sono le sue poesie e in particolare questo poema dove c'è tutto il suo mondo, dove c'è lui. Eh, basterebbe questo poema a capire chi è stato Seperi. Per me, per, per quanto mi riguarda, è un uomo meraviglioso che veramente vale la pena di scoprire. Intanto, qui eh, ho già altri commenti, meravigliose poesie, fantastici. Grazie a tutti per ci donato questi momenti. Ma adesso, grazie pure Laura, ancora agli altri amici che ci seguono. Ma adesso, adesso come dicevo, mettetevi comodi, staccate il telefono. Scherzo, davvero, davvero. L'avete perché... già fatto prima. Angelo, io, ho visto che io, a proposito io, di acqua, ho visto che hai bevuto prima. Un no, io devo, devo bere abbastanza perché sennò. <coughs> Già, già la poesia abbiamo detto prima era per me vocalmente un po complessa diciamo allora voglio solo dire non voglio dire, aggiungere niente eh, questo, questo poema è veramente per me bellissimo io lo trovo lo trovo affascinante volevo leggerne un pezzettino ma prima abbiamo deciso che no, no. La, la voce di Severi va, va detta fino in fondo no giusto cioè fino, sì, no. veramente fino in fondo allora questa è l'ultima poesia, ma è un poema, appunto, sarà abbastanza un lungo. Un po' più lunghetto. E quindi ascoltiamo adesso Angelo, che ci... quando sei pronto il suono dei passi dell'acqua. Prego. Io sono di Kashan. Non è poi così male la mia vita. Ho un tozzo di pane, una briciola d'ingegno, un goccio di talento. Ho una madre più tenera di una foglia d'albero, amici più tersi dell'acqua corrente, e un Dio che sta qui nelle vicinanze, tra queste violaciocche all'ombra del pino, sul sapere dell'acqua e sulla legge della pianta. Io sono musulmano, la mia mecca è una rosa, lo scrigno della mia preghiera è una sorgente, e la pietra della mia prosternazione è la luce». È la prateria il tappeto della mia supplica. Io faccio l'abluzione al fremito delle finestre. Nella mia preghiera scorre la luna, l'arcobaleno, e dietro la mia orazione si intravede una roccia. Tutti gli atomi della mia voce sono cristalli. Io recito versetti soltanto al richiamo del vento, quando canta sul minareto dei cipressi, quando l'onda grida. Accorrete e l'erba ripete, Dio è grande. La mia Kaba è sul ciglio dell'acqua, la mia Kaba è sotto i rami delle acace, la mia Kaba vaga di giardino in giardino come una brezza da una città all'altra. La mia pietra nera è il chiarore del giardino. Io sono di Kashan. Faccio il pittore, a volte dipingo una gabbia e ve la vendo, così che il vostro cuore desolato lo rallegri il papavero che vi è imprigionato. Che illusione, che illusione, lo so, la mia tela è senza anima, la vasca del mio dipinto è senza pesci. Io sono di Cascian. La mia stirpe forse risale a una pianta dell'India, a una ceramica di Sialk, le mie origini forse risalgono a una prostituta di Bukhara. Mio padre morì dietro due migrazioni di rondini, due nevicate, due dormite sulla terrazza. Mio padre morì oltre il tempo. Il giorno della sua morte il cielo era azzurro. Ignara, mia madre balzò dal sonno e mia sorella. Si fece più bella. Quando mio padre morì, anche i poliziotti recitavano poesie. Il fruttivendolo mi chiese quanti chili vuoi di melone. Io risposi un piccolo cuore felice. Quanto costa? Mio padre dipingeva, fabbricava il tar, lo suonava pure. Aveva una bella calligrafia. Il nostro giardino si estende all'ombra della sapienza. Il nostro giardino era l'intreccio tra pianta e sentimento. Il nostro giardino era il punto d'incontro, di sguardo, gabbia e specchio. Il nostro giardino era forse l'arco. Del cerchio verde della felicità. Quel giorno io masticavo nel sonno il frutto acerbo di Dio, bevevo acqua senza filosofia, coglievo more senza saggezza. Appena una melagrana si spaccava la mano, zampillava di desiderio, appena una lodola cantava il petto ardente per la brama di ascoltare. Ogni tanto la solitudine. Appoggiava il suo viso alla finestra, piombava il furore, stringendo il braccio al collo dei sensi, il pensiero giocava. La vita allora era come una pioggia di festa, un platano pieno di storni. La vita era una fila di luci e bambole, un grembo di libertà. La vita allora era una vasca traboccante di musica. E lentamente il bimbo si allontanò in punta di piedi dal vicolo delle libellule, chiusi la mia valigia e uscii dalle città delle suavi fantasie con il cuore ricolmo della nostalgia delle libellule. Andai alla festa del mondo, alla pianura dell'angoscia, al giardino dell'agnosi, al portico illuminato della scienza. Andai, Salì per le scale della religione fino in fondo al sentiero del dubbio, all'aria fresca dell'appagamento, all'umida notte dell'amore. Andai a trovare qualcuno lontano, oltre l'amore, fino alla donna, al lume del piacere, al silenzio del desiderio, al fruscio delle ali, della solitudine. Andai. Vidi molto su questa terra, vidi un bimbo annusare la luna, una gabbia senza porticina dove sbatteva le ali il chiarore, una scala da cui l'amore saliva fino al tetto del cielo, vidi una donna pestare la luce nel mortaio. A mezzogiorno in tavola c'erano pane. Verdure, piatto di rugiada e ciotola bollente d'amore, vidi un mendicante bussare porta a porta per chiedere il canto delle allodole e uno spazzino pregare davanti alle bucce di un melone. Vidi un agnello che mangiava un aquilone, un asino che intendeva l'erba medica e una vacca che si saziava al pascolo della predica. Vidi un poeta invocare il Giglio dandogli del voi. Vidi un libro di parole cristalline e una carta fatta con la primavera. Vidi un museo lontano dal prato, una moschea lontana dall'acqua, al capezzale di un triste saggio. Vidi un'anfora piena di domande. E vidi un mulo, carico di compiti scritti, un cammello. Carico di ceste vuote, di consigli, vidi un mistico, carico di litanie, vidi un treno trasportare la luce, un altro a fatica i comandamenti di Dio, vidi un treno trasportare la politica, andava vuoto, vidi un treno trasportare i semi della ninfea. E il canto del canarino. vidi un aeroplano su cui all'altezza di mille piedi si vedeva ancora la terra dai finestrini e la cresta dell'upupa. la macchia sull'ala di farfalla, il riflesso della rana nello stagno e il volo di una mosca nell'anfratto della solitudine. Il desiderio chiaro del passerotto quando a terra dal platano la pienezza del sole, l'abbraccio tenero della bambola il mattino i gradini che conducevano alla serra della lussuria alla cantina dell'alcol alla legge dello sfiorire delle rose alla percezione matematica della vita fino al tetto dell'illuminazione fino alla spianata dell'apparizione laggiù mia madre lavava i bicchieri nella memoria del fiume si vedeva la città, crescita geometrica di cemento, ferro e pietra, soffitto senza colombe di centinaia di autobus, un fioraio svendeva i suoi fiori e tra due alberi di gelsomino un poeta fissava un'altalena, un ragazzo lanciava sassi sul muro della scuola, un bimbo sputava il nocciolo di albicocca sullo scolorito tappeto da preghiera del padre e una capra... Beveva dal Mar Caspio sulla mappa geografica. Si vedeva il filo dei panni stesi. Svolazzava un reggiseno. La ruota del carro sperava la sosta del cavallo. Il cavallo sperava il sonno del carrettiere. Il carrettiere sperava di morire. Si vedeva l'amore. Si vedeva l'onda, si vedeva la neve, si vedeva l'amicizia, si vedeva la parola, si vedeva l'acqua e nell'acqua il riflesso delle cose, l'ombroso e fresco rifugio delle cellule nel tepore del sangue, il senso irrorato della vita, l'oriente nostalgico della natura umana, la stagione del vagabondare nei vicoli della donna, l'odore della solitudine nei vicoli della stagione, un ventaglio nella mano dell'estate, il viaggio del seme fino al fiore, il viaggio dell'edera, di casa in casa, il viaggio della luna, fino all'acqua della vasca, lo zampillo del fiore, del rimpianto dalla terra, la barbicarsi della tenera vite sul muro, il salto della gioia dalla fossa della morte, il passaggio dell'evento dietro le parole. la lotta dello spiraio con il desiderio di luce, la lotta del gradino con il passo lungo del sole, la lotta della solitudine con il canto, la bella lotta delle pere con il vuoto della cesta, la sanguinosa lotta della melagrana con i denti, la lotta dei nazisti con lo stelo dei fiori della grazia. La lotta del pappagallo con l'eloquenza, la lotta della fronte con il freddo della pietra di prosternazione, l'assalto delle maioliche della moschea al genuflettersi, l'assalto del vento all'ascesa delle bolle di sapone, l'assalto dell'esercito di farfalle al progetto di disinfestazione, l'assalto dello sciame di libellule alla schiera degli idraulici, l'assalto del reggimento nero del calamo alle lettere di piombo l'assalto della parola, alla mandibola dei poeti, la conquista del secolo con un poema, la conquista del giardino con un passerotto, la conquista di due vicoli con due saluti, la conquista della città con tre o quattro cavalieri di legno, la conquista della festa con due bambole e una palla. L'uccisione. Di una raganella sul materasso del pomeriggio, l'uccisione di una fiaba in fondo al vicolo del sonno, l'uccisione di un tormento al comando del canto, l'uccisione della luna al comando di una luce al neon, l'uccisione di un salice per mano del governo, l'uccisione di un poeta depresso per mano del calicanto. Si vedeva tutta la superficie della terra, l'ordine marciava per le strade della. Grecia, e il gufo cantava nei giardini pensili di Babilonia. Il vento soffiava i grovigli di sterpi della storia verso l'oriente nel passo del Keibar, sul lago tranquillo di Negin una barca portava fiori a Benares un eterno lume. Luccicava alle soglie dei viali, vidi popoli, città, pianure, monti, acqua, terra, luce, oscurità. Vidi piante nella luce, piante nell'oscurità. Vidi animali nella luce, animali nell'oscurità. Vidi uomini nella luce, uomini nell'oscurità. Io sono di Kashan, ma la mia città non è Kashan. La mia città s'è perduta, con pazienza. Fai felicitante, ho costruito una casa sull'altra sponda della notte. In questa casa sto vicino all'umido, anonimato dell'erba. Sento il respiro del giardino. Il suono dell'oscurità quando stilla da una foglia. Sento la tosse della luce dietro l'albero, lo starnuto dell'acqua da ogni spaccatura di pietra, il cinguettio della rondine nel solaio della primavera, il suono limpido dell'aprire e chiudere la finestra della solitudine, il suono puro. Dell'ignoto mutar pelle dell'amore, l'addensarsi dell'impeto del volo nelle ali, l'incrinarsi dell'autocontrollo dello spirito. Sento il suono dei passi del desiderio, il suono dei passi inesorabili, del sangue nelle vene, il fremito mattutino, del pozzo, delle colombe, il battito del cuore, della notte di venerdì, il fluire, del garofano nel pensiero, il nitrito lontano e schietto della verità. Sento il suono. Del soffio della materia, il suono delle scarpe della fede nel vicolo del desiderio, e il suono della pioggia sulle palpebre bagnate dall'amore, sulla musica triste dell'adolescenza, sul canto dei campi di melograni, il suono del vetro dell'allegria che si sgretola nella notte, lo strappo della carta della bellezza, il vento che svuota e riempie la ciotola. Della nostalgia, io sono vicino al principio della terra. Misuro le pulsazioni dei fiori, conosco il destino irrorato dell'acqua e la verde abitudine dell'albero, il mio spirito vaga nella rotta fresca delle cose, il mio spirito è fanciullo, il mio spirito a volte è assalito da un attacco di tosse per troppo desiderio, il mio spirito è sfaccendato con le gocce della pioggia, le crepe dei mattoni, il mio spirito a volte è reale quanto un sasso sulla strada. Non ho mai visto due abeti litigare, né un salice vendere la sua ombra alla terra. L'olmo dona al corvo il suo ramo spontaneamente. Ovunque ci sia una foglia, il mio fervore sboccia nel fluire dell'essere, mi ha perso un cespuglio di papaveri. Conosco il peso dell'alba come l'ala di un insetto, ascolto la musica della crescita come un vaso, ho acuta febbre di maturazione come un cesto di frutti, sono al limite della noia come una taverna, temo le lunghe eterne basse maree come un castello sul mare di sole. Quanto ne vuoi di unione, quanta ne vuoi di moltiplicazione, quanta ne vuoi? Io mi accontento di una mela, di annusare un cespuglio di camomilla, mi accontento di uno specchio, di un puro legame. Io non rido se scoppia un palloncino, non rido se una filosofia spacca in due la luna, distingo il fruscio delle ali di quaglia, il colore del ventre dell'otarda e l'orma dello stambecco. So bene dove cresce il rabarbaro e quando arriva lo storno, quando canta la pernice e muore il falco, cos'è la luna nel sogno del deserto, la morte nell'erba del desiderio e la mora del piacere sotto i denti dell'amplesso. La vita è un rito propizio, la vita ha ali vaste quanto la morte, un salto lungo come l'amore. La vita non è una cosa che io e te dimentichiamo, sulla mensola, delle abitudini. La vita è seduzione di una mano che coglie, primizia del fico nero nella bocca acerba dell'estate, dimensione dell'albero agli occhi dell'insetto. La vita è percepire il buio come se fossi una lucciola. È quello strano sentimento dell'uccello migratore. La vita è il fischio del treno che echeggia nel sonno di un ponte, è osservare un giardino dal finestrino ermetico di un aereo. La vita è la notizia del lancio di un razzo nello spazio, il pensiero di palpare la solitudine della luna, di odorare il fiore su un altro pianeta. La vita è lavare un piatto. La vita è trovare un centesimo nel regagnolo della strada è la radice quadrata dello specchio la vita è fiore elevato alla potenza dell'eternità moltiplicazione della terra per i battiti del nostro cuore geometria semplice e costante dei respiri dovunque io sono dovunque io sia il cielo è mio la finestra il pensiero l'aria l'amore la terra sono miei che importa se ogni tanto spuntano i funghi della nostalgia. Non so perché dicano che il cavallo è un nobile animale, la colomba è bella, perché mai nella gabbia di nessuno c'è un avvoltoio. Cos'ha il fiore del trifoglio e meno del tulipano rosso? Bisogna sciacquare gli occhi, vedere in altro modo, bisogna sciacquare le parole. Le parole devono diventare il vento stesso, la pioggia stessa, bisogna chiudere gli ombrelli. Camminare sotto la pioggia bisogna portare il pensiero, la memoria sotto la pioggia. Andare con tutta la gente della città sotto la pioggia. Bisogna incontrare l'amico sotto la pioggia e cercare l'amore sotto la pioggia. Bisogna dormire con una donna sotto la pioggia. Giocare, scrivere, parlare, piantare ninfe. La vita è bagnarsi nella vasca del presente. Spogliamoci. L'acqua è un passo da noi. Assaggiamo la luce. Pesiamo la notte di un villaggio, il sogno di una gazzella. Percepiamo il calore del nido della cicogna. Non calpestiamo la legge del prato. Nella vigna sciogliamo il nodo del sapore. E quando sorge la luna, apriamo la bocca. Non diciamo che la notte è una cosa brutta, che la lucciola è ignara della visione del giardino. Prendiamo il cestino e raccogliamo tutto questo rosso, tutto questo verde. All'alba. Mangiamo pane e malva. Piantiamo un germoglio a ogni svolta del discorso e tra due sillabe spargiamo il seme del silenzio. Non leggiamo un libro dove il vento non soffia. Un libro dove la rugiata non stilla freschezza e le cellule non hanno dimensione. Non desideriamo che la mosca salti fuori dalla punta delle dita della natura, che la tigre esca dalla creazione e impariamo che senza il verme la vita avrebbe qualcosa in meno, senza gli insetti la legge dell'albero ne risentirebbe e senza la morte la nostra mano andrebbe in cerca di qualcosa. Impariamo che senza luce... La vitale logica del volo muterebbe che prima del corallo c'era un vuoto nel pensiero dei mari. Non domandiamo dove ci troviamo. Ma annusiamo la petunia fresca dell'ospedale. Non domandiamo dove sta lo zampillo della fortuna o perché il cuore della verità è azzurro. Non domandiamo quali notti, quali brezze hanno vissuto i padri dei nostri padri dietro di noi. Non c'è uno spazio vivo. L'uccello non canta, il vento non soffia. Dietro di noi la finestra verde dell'abete è chiusa e la polvere si posa su tutte le trottole dietro di noi mette radici la stanchezza della storia e sulla spiaggia la memoria dell'onda rovescia, le conchiglie fredde dell'inerzia. Andiamo sulle sponde del mare, lanciamo una rete sull'acqua e peschiamo nella freschezza, raccogliamo un granello di sabbia, meditiamo il peso dell'essere. Non disprezziamo la luna se abbiamo la febbre. Una volta con la febbre ho visto la luna discendere e la mano giungere alla cupola del Regno Celeste. Ho sentito il cardellino cantare assai meglio. Una volta una piaga sotto il piede mi ha insegnato gli avvallamenti della terra. Una volta nel letto di malattia ho visto moltiplicarsi il volume di un fiore e aumentare il diametro dell'arancia, il raggio della lanterna. Non temiamo la morte. La morte non è la fine della colomba, non è una cicala rovesciata. La morte scorre nella mente della caccia e abita nel clima mite del pensiero. La morte col cuore notturno del villaggio parla dell'alba la morte si introduce nella bocca con un grappolo di uva. La morte canta con le corde vocali del pettirosso. È responsabile della bellezza delle ali di farfalla. La morte a volte coglie il basilico e beve vodka. La morte a volte si siede e ci fissa. Sappiamo tutti che i polmoni del piacere traboccano dell'ossigeno della morte. Non sbarriamo la porta al discorso vitale del destino, che ascoltiamo all'ombra delle siepi del suono. Apriamo le tende. I sensi prenderanno un po' d'aria. Lasciamo bivaccare l'adolescenza sotto un cespuglio. L'istinto si tolga le scarpe, giochi divertito e prenda a saltare sui fiori seguendo le stagioni. Lasciamo che la solitudine canti, scriva, vaghi per le strade. Bisogna essere... Complici e semplici. Essere semplici alla cassa di una banca come ai piedi di un albero. Il nostro mestiere non è conoscere il mistero della rosa, ma è forse nuotare nel suo incanto. Accampiamoci al di là del sapere. Laviamoci le mani nell'incanto di una foglia e andiamo a tavola. Rinasciamo. Tutte le mattine, col sorgere del sole. Facciamo volare le emozioni, risciacquiamo il senso dello spazio, del colore, del suono, della finestra, del fiore, poniamo il cielo tra le due sillabe della parola vita, riempiamo e svuotiamo di eternità i polmoni, liberiamo il dorso della rondine dal peso della scienza, liberiamo la nuvola, il platano, la zanzara, l'estate dai loro nomi. Saliamo al Monte dell'Amore con i piedi bagnati dalla pioggia, apriamo la porta all'uomo, alla pianta, all'insetto, alla luce. Il nostro mestiere è forse inseguire il canto della verità tra secolo e ninfea. Ecco eh, qui un, un vero e proprio miracolo questo. È, un, è, è stata una cavalcata. Io chiedo scusa per qualche errore, perché Vabbè. Vabbè. È, <ride> <ride> verso la parte finale c'è stato un qualche errore, forse non, non perfettamente, a, a, non è arrivato a chi non. A chi non conosce la poesia, ma Francesca e Antonello sicuramente sì. Eh, qualche parola che non no, era vabbè. quella giusta. Eh, vabbè, ma non, 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 a parte sì, sì. che veramente, cioè con il testo davanti, non, 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 non credo che ne è sbagliata veramente una, ma forse qualche piccolissima <ride> cosa diversa in ordine, ma davvero incredibile. Eh, meraviglia, mi sono commossa, dice Angela, Giacomo dice grazie, questo fa bene al cuore di tutti. Infatti sì, la sensazione è proprio questa, stasera è qualcosa proprio che credo ci abbia fatto veramente bene e questo, diciamo pure che è pure un po' fuori programma perché tu eri partito con l'idea di leggere ne, ne avevo parte. scelto un pezzettino, un pezzettino. ammetto eh, ma poi Noi, Francesco e Antonella hanno detto no, no, no. ma questa è bellissima e, e io ho commesso l'errore di dire sì, mi piace molto <ride> errore su errore e l'abbiamo data tutta bene, beh, bene, però bene. Ecco, rimarrà anche questo diciamo un regalo che tu ci hai fatto anche ovviamente Giacomo come è bella, Faiseri, bella una traduzione me. ma questo rimane ricordo sempre questo rimane anche come podcast e nei giorni prossimi da, come dire, eh, faremo un modo di editare il tutto e quindi anche di isolare le singole, le singole poesie. Eh, Tanto qui eh, Zahra dice appunto la con Seda IEP all'età 13 anni, mi è stato aperto il mondo della poesia moderna, iraniana. Ed oggi, sentendola in italiano, con questa straordinaria recitazione di Angelo, mi fa comuovere. Grazie, grazie Zahra, davvero. Grazie, grazie. Questo è molto, molto bello, anche appunto che, da parte di un'iraniana, anche eh, tantissime, i complimenti che arrivano ancora, e devo dire anche una cosa: cioè. Fare recitare poesie, poesie tradotte dal persiano. Qui ci sono ancora tantissime persone. E mano a mano che tu andai avanti, le persone aumentavano. Quindi, come dire, <ride> bello, bello, è, bello, Anche questa, insomma, è, è una bella soddisfazione, una bella, un bel riconoscimento da parte di tutti. Bene, allora io direi che ci stiamo avvicinando verso la chiusura. Prima di ringraziare tutti, prima lo farò una domanda a Francesco, nel senso che uh, a B, tu dicevi non è pubblicata, non è stampata, ma esiste. Do dove sì, Si nella traduzione di Giulia Andreotti sui Quaderni di Mehane è una tesi che è stata fatta, non ricordo più con quale docente, però sui Quaderni di Mehane è possibile trovare una traduzione che secondo me è anche buona ehm, e quindi insomma è possibile leggerla online. Quindi la cercheremo, perché insomma io credo che sarebbe anche bella. È molto bella, è anche un testo molto criptico, nel senso che c'è molto mito, c'è molta eh, astrologia, anche però è bellissimo come testo, molto bello. Bello, 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 bello. Allora, lo, lo cercheremo e magari lo metteremo qui in, come dire, a disposizione di tutti. Ritornando un attimo al prossimo appuntamento, invece eh, in modo telegrafico. Domani sera avremo invece la diretta riservata agli abbonati al canale YouTube e ci sarà una sorpresa. Insomma, non dico cosa, però ci sarà un regalo a, agli abbonati. E... Lo avranno domani sera, proprio una cosa, un, come dire, qualcosa che poi avranno eh, di fisico. Quindi insomma, non mancate. Comunque, poi se non ci state, lo potrete avere dopo. Prossimo appuntamento, ancora. Almeno questo non l'abbiamo programmato, sperando di essere in grado di farlo da un punto di vista tecnico. È collegamento con Davud venerdì sera per la rassegna persiana. E poi, vabbè, poi ci saranno ancora altre, altri, altri appuntamenti. E magari sarebbe anche bello rivederci, rivederci noi insomma, rivederci, insomma, sia Angelo sia Francesco per qualche, qualche altra piacere, iniziativa Un grande piacere dice, dice Giuliano è talmente bello ascoltare queste poesie che ti lascia senza parole, infatti è veramente fantastico Cristina dice grazie di cuore per questo regalo immenso lo ascolterò di nuovo sicuramente, mm -hmm. infatti io Pure devo dire che pezzo che mi, mi metto a lavoro a scaricare l'audio a dividere le tracce, poi ti prende quando è così. Poi alla fine, uno fa tardi la sera, perché perché poi c'è anche entusiasmo no? in questo, quindi, certo. Eh beh, certo, Tiago certo. dice: Magnifica serata, grazie a tutti. Anche Claudia, serata magica. Grazie, buonanotte. Allora, buonanotte. Eh, Angelo, grazie innanzitutto. Grazie a voi, grazie a voi. Per grazie a voi. L'ultima cavalcata, veramente è stata scusura. una bella cavalcata. Posso dire, posso, lo dico con sincerità: è stata una bella <ride> cavalcata inaspettata. E, e, e Le parole scivolavano nella bocca, era, mi, mh, mh, lo assaporate. E per me, questa è la cosa più bella. Cioè, personalmente, io. Sento, sento le parole e andavo avanti, andavo avanti, andavo avanti e, 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 e posso dirlo con sincerità: guardavo le pagine che scorrevano per capire. Stavo avvicinando per una questione anche di fiato mio personale, diciamo. Esatto, ho pensato pure, ma avrà calcolato bene cioè, quello in cui ci siamo avventurati. Non, non un po Posso di dire, riferito, non però. me lo ricordavo così lungo, <ride> Beh, vabbè, però devo dire che insomma è bello, bello. Grazie, ragazzi. Grazie, perché mentre leggevo, effettivamente, è stato anche il piacere di ritrovare appunto qui la vita e ehm, quello strano sentimento dell'uccello migratore, che è una cosa che io. 4, <ride> è una poesia un po' magica per tutti. Francesco, innanzitutto grazie. Grazie a voi per questo lavoro. Ovviamente, tramite te ringraziamo anche Faisè perché in questo, certo. questa sera non è stata collegata, ma è, è con stata, noi, è con, è stata noi. con noi. È, è, sono parole tradotte anche da lei. Un lavoro, insomma, veramente incredibile. Tra l'altro, io ricordo anche il libro. Chi non l'avesse ancora pensato. Lo, 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 lo può acquistare anche molto facilmente. Si trova online eh, in tutti i negozi online. Ma poi insomma, è, è comunque un, un uh, libro anche molto bello. Un, nel senso che, non, non è una, nonostante abbia il testo a fronte, sono un poco più di 100 pagine. C'è anche un, sia una prefazione che una postfazione molto interessanti Quindi sì. lo raccomando assolutamente. E speriamo magari di rivederci a breve. Per qualche Grazie, altra idea, stato... nel frattempo. Nel frattempo ci pensiamo. Allora, grazie veramente a tutti. E sarà Brissano Serrano. Ci salutiamo ecco, tra un attimo al volo. Chi ci sarà, ci vediamo gli abbonati mercoledì e poi per le prossime appuntamenti. Grazie ancora a tutti per essere stati con noi e buonanotte. Ciao, buonanotte.